Come promesso e come già anticipato, salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Buongiorno ministro. Buongiorno, buongiorno a voi, è un piacere. Allora, io comincerei subito con il referendum, con la vittoria del sì. Il Movimento 5 Stelle sicuramente riesce a mettere un sigillo su una riforma che inseguiva da tempo. A parte l'evidente risparmio economico di cui tanto si è parlato, ministro, quali altri vantaggi porterà la riduzione dei parlamentari che, ricordiamo, da 945 saranno 600? Guardi, mi permetta prima di tutto di ringraziare i siciliani perché il sì ha vinto al 76%, quindi sopra la media nazionale, e anche la provincia di Messina con il 72%, sopra la media nazionale. Questo risultato è un primo passo per le riforme costituzionali italiane, perché noi passiamo da 945 a 600 parlamentari, normalizziamo il numero di parlamentari, arriviamo a quelli europei, 600 ne ha la Francia, 700 ne ha la Germania che ha molti più abitanti di noi. Però adesso quello che posso dire ai cittadini è che non finisce qua. Noi dobbiamo mettere mano alla qualità dei parlamentari. Per fare questo dobbiamo fare tre cose. Normalizzare gli stipendi, che nel Movimento 5 Stelle ci tagliamo da 8 anni, senza bisogno di una legge, adesso lo dobbiamo fare per tutti. Secondo, ridurre il fenomeno dei voltagabbana con le riforme dei regolamenti, per cui uno non può cambiare casacca 7-8 volte in una legislatura, è inaccettabile, è un tradimento del mandato elettorale a mio parere. E terzo, gli assenteisti. Se tu hai il 90% di assenti in Parlamento, io non ti posso pagare i rimborsi spese, le diarie, questo è assurdo, in nessun posto di lavoro se fai il 90% di assenze ti lasciano lavorare, ti lasciano il posto, ti licenziano. Questo è un passaggio fondamentale a cui dobbiamo guardare dopo il taglio dei parlamentari e su cui stiamo lavorando. È una promessa che ho fatto a tanti elettori che hanno votato sì, ma anche a tanti che hanno votato no, perché magari chiedevano una legge elettorale solida. Ebbene, la legge elettorale contiene anche, per esempio, il divieto di pluricandidature. Noi vogliamo mettere una norma che eviti a chi è di Palermo di candidarsi pure a Bolzano, di chi è di Bolzano di candidarsi pure a Palermo. Ministro, perché diciamo che lei dice delle cose che dovrebbero essere normali, no? Cioè la riduzione degli stipendi, l'assenteismo, il cambio di questa legge elettorale con queste modifiche, eppure diventa così difficile farlo capire e soprattutto modificarlo, perché sono passati ormai tantissimi anni. È proprio questa la promessa che fa anche ai nostri radioascoltatori, cioè quello di portare avanti questo genere di riforme per far sì che il nostro governo, il nostro Parlamento più che altro, sia per quanto riguarda i deputati che i senatori, agiscano nel rispetto delle regole che un normale impiegato è costretto a fare. Beh, è così difficile perché è la politica che deve riformare se stessa. Io non le nascondo che da capo politico, da vice premier, poi da ministro degli esteri, negoziare insieme all'allora ministro delle riforme Fraccaro il taglio dei parlamentari da votare ai parlamentari non è stato semplice. Abbiamo dovuto fare 4 voti in Parlamento e un referendum, ed è per questo che io attribuisco molto valore, molto merito di questa vittoria del sì al Movimento, perché senza di noi non saremmo riusciti a portare il Parlamento e i parlamentari a tagliare i parlamentari, come adesso li dobbiamo portare i parlamentari a tagliare i loro stipendi. Dobbiamo portarli a tagliare i cambi di casacca, dobbiamo portarli a tagliare una serie di distorsioni come l'assenteismo in Parlamento. È difficile perché è il Parlamento che cambia se stesso, che taglia se stesso, che riduce anche dei privilegi a se stesso, che in nessun posto di lavoro sono previsti. Però era una promessa che avevo fatto chiedendo di votare sì, e adesso, come abbiamo fatto il taglio parlamentare, faremo il resto. Senta ministro, parliamo dell'impegno delle prossime amministrative, perché immagino che per un leader politico diventa estenuante una campagna elettorale. In Sicilia domani, per appoggiare i candidati pentastellati nella nostra provincia, a Barcellona e a Milazzo, lo ricordiamo, cosa si aspetta da questa consultazione siciliana? Anche consapevole del fatto, non si può negare che il suo movimento comunque ha dei margini di crescita in fatto di consensi durante le consultazioni locali, questo ormai sembra di essere diventato un life motive. Cosa che posso dirle è che sono sempre contento di venire nella nostra provincia, è una delle zone che ho girato di più in questi anni da parlamentare e poi da ministro, sempre per incontri, per sostegno ai nostri candidati. Per quanto riguarda i comuni che ha citato lei, noi sosteniamo i nostri candidati sindaco, e voglio dire una cosa ai cittadini:
i sindaci sono sempre stati importanti, ma in questo momento saranno anche coloro che dovranno spendere una parte dei soldi della ricostruzione dopo il coronavirus. Abbiamo 209 miliardi di euro che abbiamo ottenuto in Europa dal Recovery Fund, questi soldi bisogna spenderli bene. Domani io sarò in generale in Sicilia, a Castel Termine, a Milazzo, a Barcellona, Pozzo di Gotto e a Termini Merese, e in alcuni di questi comuni corriamo in coalizione con altre liste civiche e forze politiche. A questo attribuisco un grande valore, perché in questo momento noi siamo nelle elezioni ordinarie, non quelle siciliane che sono spassate di 15 giorni, siamo al ballottaggio ad esempio a Matera, che è stata capitale della cultura 2019, Giugliano, che è il comune più grande della Campania, tra l'altro il cuore della Terra dei Fuochi, siamo al ballottaggio ad Andria, siamo al ballottaggio in città dove grazie alle coalizioni siamo diventati molto competitivi, e lo stesso ci aspettiamo da alcuni comuni siciliani dove domani andrò. Senta, ha parlato di coalizioni, in alcuni comuni, come diceva lei, Ministro, riproponete anche un appoggio comunque con altre forze politiche. Quella che c'è attualmente al governo e che in alcuni luoghi riproponete con il centro-sinistra, è una coalizione che funziona e che durerà? Questo governo si fonda sul principio che deve fare le cose. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo dato due volte a questo paese un governo con Giuseppe Conte Presidente del Consiglio, nel periodo peggiore del mondo, dal dopoguerra ad oggi, con la pandemia del coronavirus, abbiamo affrontato un'emergenza che nessuno aveva previsto. In questi giorni sia l'OMS, sia il New York Times, i grandi testate internazionali danno 10 in pagella all'Italia o riconoscono il grande lavoro fatto dall'Italia nel gestire questa pandemia. Ricordo a tutti che siamo stati i primi ad entrarci, sembravamo gli ammalati di Occidente, e poi invece adesso siamo nella curva epidemiologica più bassa d'Europa rispetto a tanti altri paesi che se la passano in difficoltà in questo momento. Quindi io credo che questo governo in questo momento debba andare avanti per risolvere i problemi degli italiani. I soldi del Recovery Fund si devono spendere bene, perché sennò l'Europa neanche ce li manda, e quando dico spendere bene li dobbiamo mettere nelle imprese per creare lavoro, li dobbiamo mettere nella digitalizzazione per semplificare ad esempio le tasse. Il problema degli italiani non è solo quanto pagano le tasse, ma quante tasse pagano, e se digitalizziamo questo paese con miliardi di euro di digitalizzazione, dobbiamo anche dirci che io non posso pagare ad un comune 10 tipi differenti di tasse, ne voglio pagare una in modo tale che il mio commercialista, ma anche io, debba lavorare molto di meno per lo Stato e molto di più per creare lavoro, per avere quindi i miei introiti come impresa. Per chiudere, Ministro, lo ha appena accennato anche lei, in qualità di Ministro degli Esteri vorrei toccare l'argomento pandemia, perché in relazione soprattutto all'attuale situazione del nostro Paese, è questa una risposta responsabile e consapevole di un popolo, quello italiano, forse troppo spesso tacciato di superficialità, no, all'estero, mentre oggi siamo un esempio per tutti. Quindi vorrei che spendesse due parole per il senso di responsabilità dei siciliani e degli italiani nell'affrontare questa pandemia. Guardi, io le posso dire che quando a febbraio abbiamo iniziato con il problema di alcuni comuni che abbiamo dovuto mettere in lockdown, come Codogno e Bo' Euganeo, tutto il mondo cominciava a chiudere all'Italia e a dire che l'Italia era la malata d'Occidente. Nel giro di 15 giorni, grazie al comportamento degli italiani, ho visto i capi di Stato di tante altre nazioni dichiarare il lockdown nei loro paesi dicendo: vi prego, fate come gli italiani. Gli italiani ancora una volta hanno dimostrato di essere un grande popolo. Noi poi tiriamo fuori il meglio nei momenti peggiori, nei momenti di forte stress, di grande difficoltà. Però oggettivamente il popolo italiano è stato uno dei popoli che ha rispettato di più a livello internazionale le regole, e questo paga, perché noi siamo comunque, non dobbiamo abbassare la guardia, siamo a 1900 nuovi casi al giorno, ma ci sono altri paesi europei che vanno al ritmo di 12.000 o 16.000 casi al giorno. Io la ringrazio, Ministro. Grazie per essere stato con noi, è stato gentilissimo, grazie veramente. Ci vediamo qua in Sicilia domani, naturalmente, nei comuni che lei ha già citato. Grazie. Buon lavoro, arrivederci. Grazie a tutti.